A conclusione di un evento ideato ed organizzato dall'Associazione Culturale Campobasso Live, La Città in Diretta, e promosso dall'Assessorato alla Cultura del Capoluogo di Regione in occasione della settimana contro la violenza e le discriminazioni, giunge il momento della premiazione del concorso letterario Parole che uccidono. L'iniziativa, destinata agli studenti delle scuole superiori, intende sensibilizzare i giovani alle tematiche attualissime che pongono le azioni violente e le discriminazioni al centro di una società fortemente in crisi. Sensibilizzare i ragazzi anche su una forma purtroppo molto diffusa di violenza, ed è una forma molto pericolosa perché invisibile, e cioè la forma di violenza che viene esercitata sui social media, una delle piattaforme virtuali in cui si commettono anche in alcuni casi in maniera del tutto inconsapevole ed involontaria, si commettono dei reati che sono puniti proprio dal codice civile. Quindi abbiamo voluto sensibilizzare gli studenti su questo tema e prendendo proprio spunto da un evento di cronaca molto doloroso, cioè il suicidio di Tiziana Cantone, proprio che ha posto fine alla propria vita in seguito alla pubblicazione di un video che la riguardava. È la prima edizione, insieme a alla premiazione di questo concorso. Naturalmente l'amministrazione comunale ha promosso, anche proprio per sensibilizzare su questo argomento, ha promosso anche dei progetti nelle scuole, e altri progetti naturalmente prenderanno il via nel corso del prossimo anno scolastico. L'iniziativa appunto è riferita a quel tipo di violenza invisibile, quel tipo di violenza che viaggia sulla rete, sui social network. È liberamente ispirato alla storia di Tiziana Cantone, la ragazza appunto morta suicida perché un video che doveva rimanere nella sfera privata è stato dato in pasto alla rete. Ovviamente è un modo per dire no alla violenza, che viaggia in rete, ma anche la violenza contro le donne, a quel tipo di violenza appunto invisibile, quel tipo di violenza che con le parole può uccidere perché appunto lede la dignità delle persone. Quindi oggi vogliamo sensibilizzare le giovani generazioni, ma vogliamo sensibilizzarle anche per un'alfabetizzazione digitale, e quindi la voglia di usufruire della rete in una maniera consapevole. Tre gli studenti premiati: con la poesia Oblio, Costantino Castiglione del Liceo Scientifico Romita; per il racconto Effimero Candore, Irina Spina del Liceo Galanti; per il racconto scelto dalla sezione critica Come Primule, di Giulio Quicquero del Liceo Classico di Campobasso.